Buongiorno a tutti, ben arrivati nel vlog della domenica. Io, come potete vedere dalle buste dietro di me, sono appunto appena arrivata a casa. Siamo già a mezzogiorno, quarto, mezzogiorno e mezza del lunedì. Allora, volevo farvi vedere il look del giorno perché non vi ho più fatto vedere i miei look, outfit, insomma. Sembro molto in pigiama, ma in realtà sono look molto comodi che trovo perfetti per questa stagione. Oggi qua c'è sole, si sta bene, ci saranno più o meno sui 4 15-16 gradi, poi dipende se al sole sta molto meglio rispetto che all'ombra. E vi faccio vedere. Allora, sì, buste a parte, ho questo pantalone morbido nero di Stradivarius che io avevo comprato l'anno scorso. Non so se quest'anno l'hanno riproposto perché un po' che non vado in centro per shopping. Sotto Converse bianche, anche se sembrano gialline, ma sono bianche. Questa maglia presa da CVG a febbraio, forse molto molto carina. E sopra ho questo blazer sempre di Stradivarius, che vedete rimane fatto lungo un po' così. È un look un po' da pigiama, però molto comodo. E quindi insomma, ora poi magari se riesco pomeriggio registro il video proprio sulle idee outfit per la primavera, di cui questa è una sicuramente di quelle idee. Magari appunto non abbinandoci questo, ma altro, vediamo un pochettino. Ora vedo se riesco oggi o comunque nei prossimi giorni vorrei registrarlo. E appunto sono già andata a fare parecchie commissioni, tra cui Lidl, ma ho preso giusto cose fresche. Sono andata da quel sapone che c'erano un paio di cose in offerta che mi interessavano. E sono andata da Decathlon a comprare il necessario per andare a camminare, un po' per rinnovare. Un po' perché avevo bisogno di cosine nuove, quindi dopo vi faccio vedere. Facciamo uno svuota Decathlon e vi faccio vedere magari anche cosa ho preso di frutta e verdura, perché principalmente ho preso quelle cose lì. Quindi io direi che mi tolgo le scarpe da ginnastica, mi tolgo la giacca e vi faccio vedere. Mi scusate, ho girato delle stories e mi sono persa. Che ora è? Nel frattempo sono. Sì, mezzogiorno e 35. Allora, prima cosa. L'unica cosa che ho preso, che non è per la dieta, però era lì, ed è una di quelle pizze più buone che io abbia mai assaggiato, ed è piccolina, l'unica cosa non da dieta. La Calamity Chicken della linea Italian Gringo di Lidl, buonissima. Praticamente pizza pala con farina integrale, sfilaccini di pollo, cipolle e pomodoro, buonissima. Era finita la settimana scorsa, questa settimana qua però ce n'erano ancora. Cosa fai? Non la prendi? L'ho presa. Poi è lunedì, quindi tulipani. Volevo prendere le rose a questo giro, però erano tutte mezze morte. Anche da voi sono sempre mezze morte. E tulipani, volevo prenderli rossi, ma gli unici che c'erano rossi avevano il fiore piccolo, piccolo, piccolo. Così anche questa settimana ho ripiegato sui bianchi, che li poggio però dietro di me. Poi ho preso due banane di numero. Una busta di arance, la confezione da quante carote sono? 1 chilo di carote, quindi ho carote per i prossimi 200 anni. Una confezione di salmone affumicato, il mio caffè, mozzarelline, quelle ciliegino, pomodori datterini. Insalata misticanza che no, non sarà mio pranzo perché mangio pesce. Ho preso tre zucchine che sono enormi, queste qua di norma io non uso queste qua, ma siccome voglio fare una sorta tipo di pesto di zucchine vanno bene anche quelle. Poi ho preso, perché non ne avevo più, una rete di limoni, tre pompelmi da unire all'arancio per le spremute, infine un avocado e una busta di mazzancolle tropicali. Quindi questa è stata la mia spesa da Lidl e il sacchetto volevo dirvi che è sopravvissuto, nonostante il trasporto a piedi. E direi che ora sistemo e così poi preparo il pranzo. Dopo svuoto i detersivi, vi faccio vedere cosa ho preso da Decathlon, non ce la posso fare. E prima però sistemo qua, per forza. Eccoci, allora nel frattempo ho fatto partire una lavatrice e ho messo in forno a cuocere il pranzo di oggi. Allora, da questo sapone principalmente ho preso shampoo, prodotti per i capelli, dopo vi faccio vedere. Le uniche cose che ho preso, anche perché poi il resto ho tutto, però dato che ero lì ho preso, non ho approfittato, due prodotti li ho presi in offerta perché appunto li trovo solo, cioè uno lo trovo solo lì ed è
il Nelson piatti, quello al burro di karité. Avevo preso l'altra volta quello all'Abasco, quello all'olio d'argan, sempre a 0,99. E questo qua, però, appunto, lo trovo solo da Acquestapone o dai cinesi. Quindi l'ho preso, dato che era in offerta. Tanto comunque sono quelle cose che poi almeno per un po', parecchi mesi, sono a posto. E ho preso questo per la doccia perché me l'avete consigliato in tantissime, l'Ajax Shower Power 2 in 1, era in offerta 1,29 euro, me l'avete consigliato in tantissime sotto il video del box doccia, quindi l'ho preso e dato che c'ero perché il mio sta per finire e quindi tante di voi mi chiedono Serena, ma tu dove lo trovi? Perché quando avevo fatto il post su Instagram al riguardo di questo, del Rio Melaceto, in tante mi hanno detto che fate difficoltà a trovarlo, io lo trovo da Acquestapone. Ha aumentato leggermente il prezzo, viene 1,49 euro. Io l'ho preso dato che ero lì, ero in macchina, perché poi magari lo trovo da Tigotà, dico lo prendo, poi sono in autobus o a piedi ed è un casino. E quindi dato che c'ero appunto l'ho preso e ho preso poi, dato che l'avevo preso parecchio tempo fa, mi erano piaciuti questi sacchetti della spazzatura della Domopak, che sono quelli appunto profumati. L'ho preso agli agrumi, all'arancia, scusatemi, e alla brezza alpina. Quindi appunto ho preso questi due qua e il resto appunto sono prodotti per capelli, corpo, ora ve li faccio vedere, tanto sistemo queste cosine. Mi ero dimenticata di farvi vedere una cosa, ho comprato queste finalmente, le profumo biancheria Drops Classic della Nuncas, erano in promo al 20%, pagate 6 euro e qualcosa. Non economiche, ma ne ho sentito parlare tanto bene, ma tanto bene, così devo provare un prodotto Nuncas, quindi l'ho preso. Vi farò sapere, ma so che tanti di voi se ci trovano molto bene, poi vi dirò la mia. Questo è quello che rimane. Ho preso in offerta questo bagno doccia al latte di cocco e petoli di gelsomino, bagno doccia idratante della Dove, era appunto in offerta 1,49 euro. Poi non in offerta, ma mi serviva il mio termoprotettore del cuore, che è questo della Adorn, ormai è il terzo che ricompro, sì, terzo quarto ed è fantastico. E poi ho preso tutta una varia serie di shampoo. Ho ripreso il mio amato Dream Long dell'Elvive, sia in balsa, scusami, sia shampoo che balsamo. Ho preso un'altra delle mie certezze di sempre, che è l'ultra dolce delicatezza d'avena. E infine, questo non l'ho mai provato, ma mi ispirava la profumazione, cocco e aloe vera per capelli specchi, specchi, sì, secchi e sfibrati, nutre senza appesantire, della Sunsilk. Questo qua, zero parabeni, zero siliconi, zero coloranti. Quindi ho preso appunto questi tre shampoo qua perché appunto non avevo più scorta, cioè o meglio quelli che ho lì sono troppo, vedete questo, questo al latte di cocco e questo per capelli colorati che però sono a metà perché diciamo sono quegli shampoo che io utilizzo nel periodo estivo quando lavo i capelli magari tutti i giorni perché sono troppo nutrienti per i miei capelli qua, sì, c'è tutto un mix di roba, comunque poi ora sistemo e vado a vedere se è pronto il pranzo. No, non è sera, no, non è notte, sono le 5 del pomeriggio di lunedì e io sono così. Il ciclo mi sta ammazzando letteralmente, piano piano, indolore. Ho i reni a pezzi e nonostante abbia preso l'antidolorifico, l'antinfiammatorio, vabbè, ho preso il Buscofenact che di norma mi fa effetto subito, oggi ci sta mettendo un po' di più, quindi ho fatto tutto quello che devo fare a livello mio di cose, avevo un sacco di cose burocratiche alle quali dovevo lavorare e un po' di mail a cui rispondere, quindi ne ho approfittato e in teoria volevo andare a camminare appunto, ma non riesco, cioè non mi sento fisicamente in forze per riuscire ad andare a camminare serenamente, considerato che mi fa veramente male tutta la parte lombare. Anyway, appunto sono in questo bellissimo look lì, ho ancora tutte le cose da farvi vedere che ho preso oggi da Decathlon, non le ho ancora fatte vedere, poi magari ve le farò vedere prima di questo pezzo, però devo ancora registrare il pezzo. E niente, mi sto divertendo un sacco perché ho trovato un sito per creare le GIF e i meme, non so se seguite tipo Trash Italiano, tutte queste cose qua, no? E ne ho trovato appunto questo sito, se mi ricordo vi metto qua sotto, che vi fa creare. Ad esempio, io ho creato quella Yobo, cioè meglio ora l'ho creata ma non l'ho salvata, quindi non so se la salverò mai perché non trovavo una GIF con Yobo. Allora me la sono autocreata salvandomi il video dalla storia che ho fatto. Sto morendo da ridere, cioè tanti di voi mi stanno scrivendo. Però io sarei curiosa di sapere qual è, quando è che voi dite durante la vostra giornata Yobo? Perché io delle volte, tipo, quando rimango esterrefatta, dico sempre
io boh. E in generale, praticamente io dico sempre io boh un sacco di volte durante il giorno, comunque. E niente, quindi mi fa ridere un sacco. Sarei curioso di sapere qual è il vostro io boh. Io boh. Il momento acquisti Decathlon. Allora, ho preso per il lavoro queste scarpe nere. Prendo spesso e volentieri queste qua di Decathlon per camminare un po', perché comunque se ci posso per camminare per andare al lavoro, perché, cioè per andare al lavoro, per stare al lavoro, sono molto molto comode, sono appunto, vedete, leggermente rialzate e mi ci trovo molto bene, insomma, poi diciamo che cambiandole spesso le alterno. Ho preso un 38, non mi ricordo neanche quanto l'ho pagato, forse 13-14 euro, una roba del genere, mentre per andare a camminare ho preso, perché alcuni di voi me l'avevano chiesto, che scarpe utilizzo per andare a camminare. Io ho preso di nuovo le stesse scarpe che ho preso la volta scorsa, forse è cambiato leggermente da un punto di vista, diciamo, estetico, ecco. Il colore era questo, forse era leggermente diversa la scarpa. Comunque il modello, quello da running, non intermedio. No, sì, esistono tre livelli, diciamo principiante, che sarebbe questo, quello più, non intermedio, aveva un altro nome, vabbè, quello per chi lo pratica un pochettino più assiduamente. Appunto io cammino, quindi non lo considero running perché appunto non è corsa, però è camminata, però vanno bene, sono molto comode. Ho preso un 38, io di norma ho 37 o 38, dipende dalle scarpe, però il 7 mi era in punta, infatti ogni volta non mi ricordo, quindi nel caso guarderò questo video ogni volta che avrò dei dubbi e prenderò. Quindi appunto le ho ricomprate per inaugurare la stagione prossima, anche di questo non mi ricordo il prezzo. Primo capo preso, questa non è tanto una novità, nel senso che io di questo ho già la media, ma siccome mi stava già leggermente largo l'anno scorso, ho preso la S, sono appunto della linea Domino's, quella di insomma loro, e l'ho pagata. Mi aspettate, scusate, ho tenuto lo scontrino. Allora, saranno questi? No, shorts, l'ho pagato 6 euro. 6 euro e 90, no, 6 euro. Le scarpe invece, scusate, vi do info di servizio. Allora, le scarpe, quelle rosa per camminare, l'ho pagate 35 euro. Infatti mi ricordavo di aver pagato un po'. Le altre le ho pagate 16,99. Ho preso un pantalone fatto tipo leggings, che poi non nasce proprio come leggings, della linea quella Gym Pilates, modello slim, fatto diciamo a pinocchietto per intenderci, che arriva al ginocchio, da avere come cambio perché già uno ne ho. E poi ho preso più che altro questi per stare in casa perché sono comodissimi, questi semplici pantaloni neri, 5 euro della linea quella loro. Infine mi sono fatta il regalo della canottina nuova, bellissima. L'ho presa fatta appunto nera con la scritta in, perché anche quando vado a camminare bisogna avere un certo stile, no vabbè scherzo, però mi piace abbinare lo stesso, e dato che il rosa richiama le scarpe e io ho già una canotta tutta rosa, ho preso questa qua appunto nera con la scritta rosa, 6 euro. Ho preso una media perché la S era tanto giusta e con la media non c'era tantissima differenza, la media forse è un pochettino più comoda, quindi preferisco stare un pochettino più comoda che troppo aderente, e quindi ho preso questa. Quindi ora posso togliere tutte le 250 etichette e buttare in lavatrice. Tanto il video l'avrete già visto, se non l'avete visto, malissimo, vi lascio il link qua sopra. Allora, nelle scatole che vi avevo fatto vedere l'altra volta, insomma, nel video con il disegno, sono andata finalmente a riempirle perché poi non l'avevo ancora fatto, e ho messo dentro tutti i miei CD di Luciano, DVD, insomma, i cofanetti appunto, magari dei biglietti dei concerti, qua dentro tipo tutti. Le fascette, c'è un libro, ci sono tutti i biglietti, insomma, dei concerti che ti ho tenuto negli anni, braccialetti, cioè tutte queste cose qua. E quindi sono molto contenta perché finalmente li ho sistemati. Aspettavo da tanto. Ho deciso volutamente di tenere all'interno delle scatole, uno per non fargli prendere polvere e due perché comunque sia mantengo tutto un pochettino più ordinato, quindi sono molto soddisfatta. Mi manca solo da sistemare i libri perché ora li ho messi qua dentro, lì c'è roba da ancora da sistemare, ma non so dove metterla. Quindi dovrei sperare di trovare un'altra scatola fatta del genere. Se ci fosse una misura intermedia tra questa e questa, sarebbe l'ideale.
Ciao, allora siamo a martedì sera. Non ci ho pensato, come una bellina come al solito, di filmare il posto dove sono andata. Sono andata a mangiare con la Lella al Patanegra. Qua, insomma, per chi è genovese so che c'è Mullassana, c'è che c'è qua Boca d'Asta, c'è Dalbissola, un locale dove principalmente fanno carne. Buonissimo. Quindi nel caso passiate per di qua e non vi piacesse il pesce, puntate su di loro perché meritano tanto. E quindi al di là di questo, mezzanotte e qualche minuto, quindi posso vloggare tranquillamente. E quindi insomma niente, serata improvvisata, abbiamo chiuso alle 10, abbiamo deciso di mangiare qualche cosa qui. E a parte che vabbè, buonissimo. Niente, ora mi avvio verso la macchina piano piano. E non vedo l'ora, devo dirvi la verità, di arrivare a casa, toccare il letto, dormire. Domani per fortuna pomeriggio, quindi posso riposarmi un po'. Stamattina ho fatto un po' di cose grosse in casa, non ho ripreso purtroppo niente perché ero un po' di fretta. Però domani cercherò un po' di rifarmi vloggando qualcosina in più. Basta, mi sta venendo il fiatone a fare la salita, quindi magari ci vediamo da casa. Siamo a mercoledì. Ah, mi accuccio, sto un attimo così e perché ho il cellulare in carica. Anzi, facciamo che. No, messa così no. Meglio messa così. Ho il cellulare in carica qua all'ingresso perché l'ho messo all'ingresso. E sto aspettando che finisca la lavastoviglie per uscire perché l'ho già attaccata adesso, anche se di norma l'attacco la sera, ma era piena. Stasera arrivo, questo già che dico, cavolo, mi ci manca anche aspettare che vada la lavastoviglie, che finisca e svuotarla, eccetera, così almeno stasera devo solo svuotarla. La svuoto poi stasera con calma. E niente, oggi ho queste occhiaie. Devo rifarmi la maschera, quella della cinica per le occhiaie, perché un po' le ho attenuate. E niente, quindi sì, sono così. Poi i correttori io non ne uso, quindi anche perché adesso che sta iniziando qua fa, allora, giornate di giorno si sta benissimo, caldo, ecco, non il caldo esagerato, cioè ora comunque sono in casa così, ma poi mi metto la giacchetta, non è che esco mezza nuda, ecco. Però la sera fa freschetto ancora, non fa proprio caldissimo. Ora nei prossimi giorni da tempaccio, ovviamente, e comunque ha fatto troppo caldo a febbraio, era penso normale che arrivasse aprile e facesse questo tempo qua, non che marzo abbia fatto tutto questo tempo spettacolare, però dettagli, sì, gioco con questo orecchino qua e niente, quindi ora aspetto appunto che finisca. Stasera quando rientro a casa devo lavorare un po' al computer perché poi ieri sera appunto sono andata a mangiare fuori, ho mangiato delle cose buonissime, tra l'altro la cosa più buona che ho mangiato è stato questo tris di tartare di carne con l'ho mangiata una con la composta di cipolle caramellate, buonissima, ma quella ho avuto già modo di assaggiarla però con la tagliata di carne. La seconda era con la crema di tartufo bianco e di tartufo nero, che era una fine del mondo. E la terza che ho scelto aveva il lardo avvolto alla tartare, il miele e le scaglie di mandorle. Non ve lo sto neanche a dire, potrei provare a ripropormi magari una cosa simile a casa, con cheat, facendo la citazione, perché no? Potrebbe essere un'idea, insomma, facile da replicare, ecco, magari quella col tartufo, non proprio, però sicuramente quella già col miele, le mandorle e il lardo. È più semplice, più fattibile. Mentre di secondo ho preso questo filetto cotto al sangue, almeno io lo preferisco cotto al sangue, con avvolto nel lardo di nuovo il marsala e la granella di noci. Era, cioè sono veramente a fine cena, ero tipo piena, più fanno loro il pane e quindi è buonissimo, mi sono mangiato tipo 3-4 panetti piccolini e quindi vabbè, però ho preso anche il dolce. Il dolce, ecco, forse se dovessi dirvi, mi aspettavo qualcosina in più, anche per quello che abbiamo pagato, però il resto li ha valsi tutti i soldi che abbiamo speso, abbiamo pagato un pochettino, però ci stava. E niente, la lavastoviglie direi che sta per finire, vediamo se ora suona. Sì, ho imparato a riconoscere i rumori che fa, ci siamo quasi, ma poi più o meno come orario dovremmo esserci perché
suonerà. Io direi che chiudo. Quando sono 4 minuti che parlo del niente, mi sta accucciata così, mi stanno anche addormentando le gambe. Quindi aspetto il triplice fischio della lavastoviglie e andrò a stasera. Eccoci, allora sono le 11:30 di mercoledì sera. Io sono al computer, poi vabbè, c'è la mia tazza che è volatisana, che ho già finito, ho fatto l'intrusa, l'infusa al finocchio. Ho acceso per la prima volta questa Yankee Candle, che è quella color sacchiotto, la Soft Blanket, che avevo preso già da un po', ma non l'avevo mai accesa. E fa un profumo meraviglioso. Si è iniziato a sentire dopo più o meno una mezz'oretta che era accesa, e quindi mi sto facendo questa compagnia. Io nella realtà, appunto, sono all'editing di uno dei prossimi video, che in questo caso sto editando, ho finito di editare il terminati casa, i prodotti che ho terminato per la casa. Io non mi faccio vedere perché sono in condizioni pietose e quindi inquadrerò di nuovo il terzetto, che è tanto carino. Ora lunedì conto di andare in centro e vorrei comprarmi una Yankee nuova. Ho già idea, vorrei comprarmi la Warm Cashmere, perché l'avevo già addocchiata. Magari guarderò se di quelle, diciamo, della promozione mensile del mese di aprile c'è qualcosa che mi può interessare. E basta. Ora aspetto che finisca di editare questo video qua e inizio a montare intanto il vlog, perché ho già tanti pezzi di registrato, e poi comunque magari continuerò ancora qualcosina domani, in modo tale che domani ultimo tutto quanto e lo metto a caricare. Quindi io per ora vi do la buonanotte, ci vediamo domani. Buongiorno, buon giovedì. Io ho la maglia della cinica con la scritta cellulite. Ah. E niente, sono appunto adesso arrivata all'ora del pranzo. Oggi a pranzo sperimento una ricettina che poi è una cosa veramente molto semplice, però carina per mangiare le verdure in maniera un po' diversa. Del canale del marito di Alessia di Pink Fashion 1985, Nello Trainer. Comunque magari vi metto qua sopra poi il link diretto al video, perché comunque non mi sono inventata niente. Quindi mi sembra comunque corretto rimandarvi al video originale. Ho fatto le carote da fare al forno. Io ho fatto una piccola variante, nel senso che ho utilizzato delle spezie che io non ho, quindi sono andata a sentimento. Ci ho messo sale, basilico, pepe e noce moscata, così. Devo comprare qualche spezia diversa. In teoria ci andava anche l'aglio, ma al momento non ho l'aglio in casa e quindi mi sono arrangiata così. Vediamo un po' cosa ne esce fuori. E quindi ora sto aspettando che il forno vada in temperatura. Metto dentro 220 con il forno ventilato e vediamo un pochettino. Per mangiare, ho comprato carote per un esercito, almeno sono sicura di mangiarle piano piano. Vediamo se questa versione fatta al forno mi piace, perché già le carote in padella o comunque bollite. Vediamo se al forno le apprezzo. Allora, questo è il risultato delle carote. Volendo, potevo farle cuocere ancora un pochettino, cioè più le volete croccanti, più le fate cuocere. E soltanto che nel mio caso, in questo momento, io ho fame, quindi anche se non sono iper croccanti, cioè qualcheduna sì, perché magari è più sottile rispetto ad altre, ma io ho fame. Quindi cotte sono cotte e ora vado all'assaggio. Chiudo adesso ufficialmente il vlog, come se chiudesse il televoto in un programma televisivo. Chiudo ufficialmente il vlog della domenica perché ho vloggato tantissimo e non mi va di fare un video di mezz'ora. Però siamo lì. Quindi ci vediamo, penso domani con un nuovo video. Devo un attimo vedere la programmazione di questa settimana, come riuscirò a gestirla. Se non ci vediamo lunedì, ci vediamo o martedì o mercoledì, non lo so. Non so ancora adesso perché ho qualcosa di registrato, ma devo un attimo vedere come dividermi gli ambiti dei video che ho già pronti e basta. Comunque mi sa che ci vediamo domani, che è lunedì, cioè per voi domani è lunedì, per me domani è ancora venerdì. Ciao.